non ci sono problemi. Stasera è una serata buona qua per il Pavese, è una serata eccezionale, quindi metteremo in, la rete già in gas, accenderemo simbolicamente la fiamma, quindi io sono onorato di essere presente qua. Volevo soprattutto ringraziare il sindaco, tutti i collaboratori del sindaco che ci hanno dato una mano in questi anni a posare la rete, quindi anni che davvero hanno lavorato e i miei con tanto impegno, e ci siamo riusciti. Un ringraziamento particolare vanno a tutti i miei, il primo collaboratore qua che ho alla destra, e tutti chi ha lavorato, e tutta la squadra di Caserta e di Benevento, quindi ringrazio molto forte quelle. E c'è da dire che la rete del gas è un qualcosa, un evento eccezionale nei vari comuni, è un qualcosa che in effetti, soprattutto in queste zone, che sono zone abbastanza pulite, che quindi si vedono, cioè zone quasi di campagna, quindi aria pura, sicuramente ci sarà un beneficio enorme a livello di impatto ambientale, cioè il gas metano praticamente un'energia pulita, diciamo così, e tra l'energia, l'energia diciamo così, la più pulita. Qualcuno dice, ma io sono convinto, che si risparmia anche, quindi sicuramente ci sarà anche una certa parte di economicità, è sicura. Abbiamo l'intubazione, nel gas mettiamo, anche addizioniamo con un odorizzante, quindi sicuramente per avvertire, quindi se qualcuno sente un piccolo odore di gas, c'è il numero verde nostro e siamo disponibili in qualsiasi momento, in qualsiasi emergenza. C'è da dire, voglio dare solo due dati, la rete di Falciano praticamente è lunga circa, nelle zone che abbiamo metallizzato, abbiamo costruito circa 17 km di rete, circa 5.000 metri di allacciamento, quindi tutte le diramazioni che portano il gas ai clienti, e costruiti circa 900 punti di riconsegna, quindi sono i punti gas che poi andremo ad attivare quando i clienti ci faranno. Abbiamo anche, diciamo così, oltre a costruire abbiamo speso un po' di soldoni, quindi la nostra società che fa investimenti enormi, noi siamo la Napoletana Gas, gli investimenti che facciamo, milioni di euro, ci è costato circa 3 milioni di euro, quindi una cifra non indifferente, però siamo contenti perché il nostro business è costruire le reti, gestire le reti, e speriamo, ci auspichiamo di gestirla correttamente. E dicevo, per noi un evento questa settimana per il gas. Siamo in Campania il primo operatore, quindi siamo il più grosso operatore, e in Campania ci sono ancora circa il 20% di reti non metanizzate, che noi speriamo e ci faremo avanti per portare il metano anche in queste reti. Quindi diciamo che stasera, che ne abbiamo 10, è una data fondamentale. Nella settimana per noi del gruppo della Napoletana Gas, noi apparteniamo al gruppo Italgas, è un evento importante anche che Italgas dopo 13 anni è stato quotato in borsa, quindi non è male come immagine, quindi come settimana, e speriamo bene. Passo la parola al signor sindaco, io ringrazio tutti chi ha partecipato, ma non solo il sindaco, il comandante, tutte le istanze che siete stati in maniera molto... E finalmente ci siamo, finalmente dopo 20 anni Falciano avrà il metano, cosa straordinaria, perché magari ancora noi oggi ci rendiamo conto di cosa significa avere il metano in realtà come la nostra, avere un'energia pulita, e ribadisco pulita perché il dottor Daddio giustamente ce l'ha marcato precedentemente, è una cosa straordinaria, la possibilità che le nostre case siano allacciate con energia pulita a costi tutto sommato contenuti rispetto a quelli che possono essere i costi dei vecchi combustibili. Il dottore giustamente diceva prima che questi quindi accenderemo questa fiaccola, dopodiché faremo un brindisi di augurio affinché questa rete di metano porti a Falciano uno sviluppo ulteriore, perché è un'evoluzione ed è un andare verso il progresso. Passiamo alla parte pratica di accensione della fiaccola. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre.
Vi aspetto, io. Oh, la.